Allora. Accendi per cortesia, non vedo. Ah, io Oh, di qua non si va. sto esplorando la zona, però è buia. Sì. Accendi la radio. La radio, sì. Cioè, fa compagnia. Un po' di musica. No, 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 perché dobbiamo andare di qua là. si. Ma qua si torna indietro? Scusa. Evidentemente dobbiamo tornare Non indietro. è E po'. qui non c'è una Ma via. sta zona per solo. Ah, beh, solo per quel Guarda anche in alto, documento. per cortesia, che tu. No, ma è troppo alto. Sai. Ma allora dove dobbiamo andare? Vadi, vadi là, vadi. Sento qualcuno. Sento ringhiare. Ah, ma Di si qua, passerà di qua. di lì? Accendi per cortesia. Sì, accendo. Non mi sento sicura, non mi sento sicura. Vabbè, perché con la luce, guarda, è tutta un'altra storia. No, che Come cavolo devi. Ma. succede? Aspetta. Aspetta, aspetta. Un pulsante. Non c'è Non acqua c'è acqua in nell'impianto. Devi te. prima aprire due valvole. Ah, con queste Ah. valvole però. Ma che. Bagni, caffetteria, lavanderia. Boh. Forse alla lavanderia stanno le valvole. Eccolo là, lo Ecco. sapevo io. Ma ancora lui? No, dai, Mr. Wrestling. Mi ha rotto le balle, però. Allora, Vabbè, io. ci sono gli armadietti da qualche parte, non mi ricordo. Qui no. Qua. Qui, ecco, vai. Se vuoi è che l'unico che c'è lo, Ah, ho be capito, lo, be ma lo, lo non. becca, vuoi dire che lo, ci Ma non becca? credo che. Io penso che qui entri e poi esca. In Vediamo. teoria. Senti? Sta qua fuori, eh? Sì. Secondo me adesso entra, dà un'occhiata, dice quattro parolacce e se ne va. No, Forse invece. neanche entra, passa solo. Allora. Speriamo. E vai, è andato, vai. Attento, È molto vicino. eh. Dov'è? No, sentivo il dum tum. Vedi? Vai, No, vai, vai. vado, Vai, vai. vado. Vado piano, però. Attento all'appeso lì, perché secondo me L'appeso. quello ci fa lo scherzetto. La luna nera. Ma che dici? Ho visto una batteria, attenzione. Era in tarocchi, l'appeso. Oddio, oddio, scappa. Con calma, con Ah, ma calma, sì. con calma, scappa. Opla. Attenzione, questo ti acchiappa. Oh, se ne va, hai capito? Se ne va. Questa è la lavanderia. Oh. Proprio desistito. Però la musica c'è Attento, c'è ancora. uno, eh. Ah, sta facendo il bagnetto a un altro. Hai una paperella sporca da pulire. Pulisca, pulisca. Aspetta, Le valvole, ecco, allora, qua, qua, a sinistra. perché c'è ancora la musica? Non lo so. Allora, ha detto le, eh? Ha detto le, Sì, quindi ce n'è saranno un'altra. due. Vabbè, lui si sta Scusa, aspetta preoccupando. un attimo, fermo. Torna poco indietro. No, Qui? niente, sì, pensavo di aver visto una batteria. Sì, Lavi bene, mi continui raccomando. pure, non si preoccupi. E Con la spugnetta, sarebbe meglio con la spugnetta. quindi l'altra sarà caffetteria, forse. Ma non credo, prova ad andare dritto di qua. Mo? Sì. Ma chi è? Ah, ridai questo. Fallo passare, mettiti. No, ma. Opla, aspetta, aspetta. Vabbè, tutte le scelte, Non ti però. preoccupare. Opla. Ok, prova qui, prova qui. C'è un'altra valvola qui. Chiuda, chiuda, No, chiuda. lascia aperto. Sinistra, sinistra. Sinistra, qua. Sarà qua. Ule, bingo! Spero che siano Sono due. molto concentrato, eh. Tu c'hai un cuore. Aspetta, se non vedo.
Abbiamo visto un riflesso. Qui, eh? Sta qui, sento l'alito. Eccolo, ecco. Bene, il buio, nel buio, nel buio. Fermo, fermo lì, fermo. Se ne vadi, per cortesia. Grazie. Ha eseguito. Cosa fa? Ci pensa, ci pensa. Vada, vada, bravo. Adesso devo tornare indietro. Non mai chiede a me la storia, non me la ricordo. Sì. Adesso lo sai, vero? Vediamo se... Sono molto tesa, sono molto tesa. Guarda là, per terra. Cos'è? Ah, no, texture. Però devo andare piano, se no... Sì, se no ci sente. Non chiude le porte. Eccolo là. Eccolo là. Aspetta, aspetta. Così non vediamo. Giusto. Sta lì. Vediamo per te. Tu vieni di qua, noi andiamo di là. Aspetta. Ti vede, così ti vede. Eri quasi meglio prima quando scappavi. Avevi paura, te la facevi sotto e scappavi. Hai visto? Ci sta pensando, dove vado, cosa faccio, chi sono. Vabbè, ma quello prima che mette in moto il cervello ce ne vuole, Però sei un bastardo, Torni pure indietro. Sai che bisogna andare di lì, se non erro. Sì, c'è il passaggio lì, lo vedi? Ma dove stiamo, però? Di là o di qua? Accendi? No. Non accendo niente che mi vede, Non lo vediamo davanti, o di dietro. Di dietro. Oh! Va di là, bene, okay. Noi andiamo dritto. Era di qua? Sì. No, aspetta. Io sono arrivato, che ho visto il cartello, quindi era di qua. Ma non siamo passati dal passaggio per passare da una all'altra? Che passaggio? La strettoia. No, quello non è... Non è, era qua. Ah, bravo. Cerca Padre Marti. Ma come lo cerchiamo all'esterno? No, ma... Che acqua! Mamma mia! Adesso qua... Mi sa che bisogna andare di qua, credo. Aspetta, Devo un attimo ritrovare. Qua dove... Sì. E dove c'era il fuoco. Sì. E di là. E là, ecco là, davanti a noi. Che cos'è? Ah, le braccia. No, questa è la cucina. Ah, sì. Della cucina, infatti, quello aveva detto. Guarda qua. Oh, la Madonna. Ma è quello di prima. Vaffalloa. Vabbè, ma... Ti giri a sinistra un attimino, perché qui si può salire. Dove? No, perché ho visto questo mobile messo così. Ah, pensavo se potessi salire. Di no. Ma come si esce da qua? No, mi sta venendo mal di pancia, ammetto. Lo dico, Per qua, forse... Ma no. Di qua. No, però, scusa, però semplicemente apri la porta, scusa. Questa? A quello ho detto dalla cucina devi passare. Ma infatti. Stiamo passando dalla cucina. Ma non si apre la porta? Quella dove siamo arrivati, se che sei chiusa. Sei sicuro? Sì. Mizza, c'è un senso al... T'ho detto che stavi in mal di pancia, sottesa. Eccolo. Uscita. Ma io corro. Corri, tanto mo ci si chiude. Cerca Padre Marti. Ma anche no, io sono... Cazzo sto... No, ho sbagliato il tasto. Vabbè, fa niente. Scusi. Hai consumato la vera? Sì. L'ho ucciso. Ma non si vede neanche con la luce, scusa. Effettivamente non si vede una mazza. Ma poi questo che esterno è? Ma Padre Martin, spari un razzo. Aspetta, sinistra. Dove? Ecco, qua. No. Un poliziotto morto. Ma perché segui i cadaveri? Fammi capire. Ma che ne so, io sto andando a caso. Guarda. Un documento. Non so nemmeno il tuo nome, ma ho iniziato a pensare che sei sangue del mio sangue.
il mio Paul. Spero non ti dispiaccia e spero che non ti crogioli nella vanità dell'autocommiserazione. La paura che le nostre sofferenze siano maggiori di quelle degli altri. Tutti dobbiamo soffrire e tu sei quasi alla fine. L'unica via per il cielo passa attraverso la croce e ogni uomo ha bisogno di un altro che lo aiuti a conficcare i chiodi. Io sono qui per te, ti aspetto. Ma se li fichi da solo i chiodi, tanto per gradire. Parlava di Paul, io non sono Paul. Io sono Miles. Ho capito, ma cioè questo può anche confondere. Ecco, oh, madonna, chi è quello, mo? Chi è? È lo spirito! Opla, opla. Vabbè, lui da di là, noi andiamo di qua. Esatto. Anche se sta un'altra volta qui, eccolo qua. Ah no, questa è una volta. È la luce. È la luce. Facciamo rientri. No, aspetta, cosa hai detto? Serve? Ti serve una chiave? Ma pure. Vabbè, ma dai. Ma dai, due martellate. Una spallata. Ma qua è dove siamo entrati? Siamo... Sì. Uscite, sì. Cioè, vabbè, sarà qua la chiave, dai. Forse è qua. Però non entra qua dentro lo spirito. Qui non c'è un altro documento. Attenzione. Allora, problema generale. Negli ultimi mesi Bluebird ha fatto tutto il possibile per stabilire attraverso ricerche, studi e pratiche quale possa essere, se esiste, il valore delle tecniche SI, a sonno indotto, e ipnosi. Se applicate alla guerra e a problemi specifici dell'agenzia, possiamo creare una suggestione post-indotto per far compiere a una persona delle azioni contrarie ai principi morali, vabbè, lo stesso, vai. Possiamo garantire l'amnesia totale in queste condizioni? Possiamo alterare la personalità di un individuo? Per quanto tempo? Quali sono i dettagli completi della macchina per indurre il sonno? Belle domande, però non mi interessa la risposta, sinceramente. Esatto. Ecco, ci serve il passepartout. Sì, qua c'era la cucina. Sarà fuori allora, forse, la chiave? Da qualche prova parte. Prova a andare a quel cadavere, magari adesso c'è. E qua c'è anche lo spirito maligno. Ho capito. Ma proprio al buio non si vede una mazza. Ah, aspetta. La casa. Bravo. Un po'. Ah, qui c'è una pila intanto a sinistra. Oh, guarda che chiave questo. Di qua a sinistra, ecco. Grazie. Ha colto batteria. Bene. Lo spirito. Via, lo spirito. Scappa. Spirito, si faccia i fatti suoi. Grazie. Vado. Ci lasci andare. Vai di là. Mi sono in. Mi sto incastrando. Verso la luce. No, non è. No. Mi sto incastrando. Aspetta. Torno in piazzetta. Torna in piazzetta. Mettiamoci al muretto. Eccoci. Siamo pronti, Padre Martin. Comunque, a me non mi piace che dobbiamo rientrare. Per niente proprio, cioè, posso dire. Ma io chiudo. Vabbè, devo sempre accendere la luce, io non so. Ah, ok, pensavo fosse. No, cosa di yogurt? Vabbè, chiudi. Vabbè, chiudi. Madonna. Olè, ti ho sbattuto la porta in faccia. Ce l'ho prima pure davanti. Oh no. Perché? Io tra radio e. Scusa, cioè, devo passare per forza di lì? Sì, se c'è una porta, no. Beh, apri. Senti. Devo ricaricare, scusi. Forse ci ha preso in giro. Però chiudo. Ma padre Martin, dove cavolo sei finito? Ma dove sei ficcato? C'è la scala, vai. Andiamo. Mi sento che sta scala si stacca. Io sono sfigata nei giochi con le scale. Molto sfigata. Ok, accendiamo. Ok. Salta, saltino. Spendo la rincorsa. Ma è possibile che padre Martin ha fatto sta strada? Ma anche no. La vedo improbabile. Però non so. Forse devo andare. Di qua. Ah, qua, vai. Vai. Mamma che agilità.
No, ma non è possibile che padre Martin ha fatto sta strada. Ah, figuriamoci. Seppur avendo tanta fede, però sì. Insomma. Scrive padre Martin sarà scorciatoia. E non ce l'ha detto. Maledetto. Dobbiamo scendere? Per forza. Sì, 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 scendici. Scatoloni. Adesso sali. Scendi, scendi, ci sale. Aspetta, ma lì c'è qualcosa. No, è chiuso. Qui c'è. Chiuso? Chiuso, sì. Chiuso. Ok. Beh. Che hai fatto? Buh, stavo salendo. Ok. Oh. Salvataggio, salvataggio, il salvataggio che ci fa la gara. Chi è? Di qua? No. Oddio. Allora dobbiamo scendere. Vedo il suo spettro. Chi se ne frega, vero? Allora, dobbiamo salire, salire. Sangue. Sangue. Quando raggiungiamo Padre Martin lo gonfio di botte. Mi sembrava già un po' gonfio di suo. Vabbè. No, lo gonfio ancora di più. Ma se va a sparire. Ecco qua, qua, sinistra, sinistra. Ah, qua. Ok, via, ci vedo una mazza. Se va a sparire a sto modo. Ok. Io non so. Ma che siamo? Un'altra volta. Ma dove siamo finiti? No, non siamo in piazzetta, ossi. Vai, vieni fuori. No, qua c'è Oddio, conti. C'è coso, un wrestling. C'è Big Show, aspetta. Bigfoot. Sbrigati, sbrigati. Sono salito, sono salito. Sono già scariche queste batterie, non so. Aspetta, aspetta. Allora, ah, aspetta, ok, cornicione. Cornicione. Forse era la strada giusta. Mamma mia. Non si vede niente, cioè voglio dire. Allora, adesso siamo all'esterno, no? Dovremmo. No, all'esterno, perché ho visto il filo spinato. Dobbiamo scendere? Madonna, ma dove scende sulle casse, no? Che ne so. Scala? Ma dove sono? Padre qua, Martin? Qua mi sono perso anch'io. Martin. Non si apre quella? No. No, però nuova zona, nuova zona. Beh, questo è un gazebo. Vabbè, un rumorino sentito. No, mi rifiuto di credere che quello ci ha subito fino a qua, Ma sto sprecando tutte le pile. Ah, qua forse, qua, abbassati. No, non si apre, vero? No. 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 Ma dove cavolo devo andare? Senti, vedi se c'è un punto luce a sinistra. È un là. Punto luce. Destra. Eccolo. Cazzo. Ma dai. No, ma non aspetta. Si può. Idea, idea. Ecco, ideona, ideona. Hop, saltiamo. Vai verso. Scavalchiamo. Corri, vero? Sto correndo. Vai. Vado giù. Ecco. Cerca Padre Martin nella femminile. Ah, oh, Padre Martin. No, allora. Ma se lo sapevo ci andavo direttamente nella femminile. Ah, forse Ward è Ala. Può essere, può essere. Vabbè, Madonna, bellissimo. Qui è proprio veramente un macello. Ah, è da filmare, è da filmare. Cioè questo c'ha. Abbiamo anche il tempo di scrivere comunque. Le nostre note personali. Aspetta, non bere là, ma no, ma che scoperto. L'acqua è così piena di sangue che ne sento l'odore ferroso, come quando da ragazzi ci si metteva un penny in bocca. Ecco, la sensazione è quella. Ora i sussurri iniziano ad avere senso. Sto cercando una visione e una specie di prurito. Una visione. Non impazziamo, grazie. La batteria.
macchinette fotografiche, non ho capito che senso hanno. Vabbè, fanno, fanno design. Ecco, là, ecco. Là, ecco, passaggino, passaggino. Attraverso i pallet, qui. Vai. Oh, siamo dentro. Meno male, salvato, che se qualcuno ci uccide... Mi sento che Padre Martin è qui, me lo so. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, vai. Soon, this way, revelation is at hand. Ma che palle, ma vieni lì, ma venga, ma, giù, ma no, vieni qua, siamo qui a due metri, inizia. Non si svegli lei, eh? A parte che là la femmina dovrebbe averci le donne, però. Ah, aspetta. Zoom. Zoom, chi è quella figura? Sì, è qualcuno. Aia. Eh no, proprio non si vede niente, maledizione. Solo che con la luce ci vedono. Ho chiuso sta volta, dove vai? Ah, sono un po' confuso. Vabbè, vado di qua. No. È stato qualcuno, qualcuno. T'ho visto. Però devo andare di qua. Ah, è sbarrato di qua. Cos'è? Da filmare? Sì, evidentemente c'è un cadavere dentro. Andiamo. Il suono della macchina. Il suono della macchina è come quello che ho sentito nella mia testa quando è apparso il Wall Rider. Se chiudo gli occhi ho delle strane visioni. Qualcosa di scuro e oleoso che mi cola dietro le palpebre. Mi vedo con organi che non riesco nemmeno a immaginare. Ma il suono viene anche dalla macchina, da dietro i muri conosco quel suono. Ma stai diventando matti, per caso? Secondo me stiamo usciti di testa pure noi. Oh, un pochino di luce, va? Ti pareva. Batteria. Batteria. Occhio, okay, fra un po' ci ritroviamo davanti. Uno dei due. Colla. Ma dove? Ma chi è? Ma chi? Chi è? Colla. Chi è? Sì? Ma dov'è? Non entri, grazie. Questi sono le armadietti. Lavanderia. Ah, andiamo, ecco, sulla scala. Piani, va? Superiori. Aspetta, guarda se qua sotto c'è una batteria. Confidential. Allora, breve introduzione alla mitologia del Wall Rider per lo staff di supporto del reparto ricerca e sviluppo. Murkov Corp. Nota: questo documento ha uno scopo puramente informativo e di supporto. Non bisogna entrare in contatto diretto con i pazienti durante o dopo la terapia. Il Wall Rider, conosciuto anche come Alp, Mara o Scrat, è una creatura demoniaca di origine germanica che tormenta le persone durante il sonno. Si accovaccia sul petto della vittima e gli sottrae il respiro. Il dormiente si risveglia terrorizzato, paralizzato e asfissiato. Dal nome Mara deriva il termine inglese per incubo, ossia nightmare. Le violenze sessuali da parte del demone sono rare, ma è noto che beva il latte dal seno delle donne e il sangue dai capezzoli degli uomini. Oh. Madonna. Vai pianino. Ah, c'è più. Bene. Vabbè. Vabbè, scendi. Andiamo dall'altra parte. Per forza.